Commenti velenosi ed insulti abbandonati hanno colpito il profilo ufficiale di Martina Colombari. Finalmente l'attrice ha deciso di rompere il silenzio sul figlio Achille. Un velo di mistero avvolge la vicenda che ha visto protagonista Martina Colombari. Il 10 luglio scorso l'attrice e modella ha pubblicato uno scatto in costume, ringraziando i followers per gli auguri di compleanno ricevuti. Un lieto evento che, tuttavia, si è concluso in tragedia. Tra i complimenti e le riflessioni di sconosciuti, sono apparsi alcuni commenti diffamatori molto pesanti. Ma copriti, hai 50 anni ". Non sei più una ragazzina e sei una mamma, si legge, accompagnato da un secondo. Che ridere. Quella dietro era la grotta dove ci siamo ". I 2-3 grammi di ketamina. L'autore degli insulti, o almeno così sembra, è il figlio di Martina Colombari, Achille Costacurta, nato il 2 ottobre del 2004. Subito dopo tale exploit, il profilo Instagram del ragazzo è stato disattivato e i followers dell'attrice hanno iniziato ad avanzare ipotesi su cosa fosse successo. Alcuni hanno pensato che qualcuno potesse aver hackerato l'account del 19enne. Nel frattempo, mentre la tempesta mediatica prevedibilmente si sfogava sui protagonisti, la famiglia ha deciso scientemente di trincerarsi nel silenzio stampa. La mancata smentita dell'attrice ha così alimentato le teorie riguardanti i presunti rapporti tesi intercorsi con il figlio. Martina Colombari torna sui social dopo la bufera. Le parole dell'attrice. La modella non è intervenuta in merito alla vicenda, così come il marito Alessandro Costacurta. Il silenzio stampa, se in alcuni casi aiuta a ridimensionare la potenza di uno scandalo, in questo ha contribuito ad alimentarlo. Laddove i commenti fossero stati frutto di un ospite indesiderato, infatti, Martina Colombari avrebbe potuto smentire che si trattasse di farina del sacco del figlio. Così non è stato e, dunque, i followers hanno dedotto la conseguente conclusione. Achille Costacurta avrebbe deciso consapevolmente di mortificare pubblicamente la madre. I rapporti tra i due rimangono un mistero. L'attrice ha tuttavia rotto il silenzio, pubblicando un post su Instagram. Lo scatto la ritrae seduta elegantemente su una poltrona, con un'espressione quasi eterea. Si legge come didascalia. La pazienza non è l'abilità di aspettare, ma è l'abilità di mantenere la calma mentre si aspetta. Un passo alla volta per la serenità. Citazione che non lascia trasparire nessun dettaglio, se non l'evidente conferma del difficile periodo che ha travolto la famiglia. Il post ha poi riscosso moltissimi commenti di approvazione e sostegno. Tanto da parte dei followers, quanto da volti noti del sistema dello show business italiano.